Settore occupato, gli studenti in protesta, le ragioni di questa protesta di Arianna Vargiu, maturanda, terza liceo, anzi quinto anno di insomma esame di maturità prossimo. Arianna, le ragioni le abbiamo spiegate in maniera abbastanza sintetica, palestra inagibile, il PCTO, insomma varie ed eventuali. Insomma, i diritti degli studenti che non sono stati, diciamo, rispettati come si era fatto intendere dai piani più alti, definiamoli così. Di conseguenza noi abbiamo preso una decisione così drastica proprio per questo motivo. Non ci è stato dato l'ascolto che dovremmo avere e che meritiamo, anche perché noi ci siamo impegnati per tutto il periodo che abbiamo passato in DAD, tra DAD, settimana in casa, settimana a scuola, che ovviamente ci ha pregiudicato anche una educazione, una maturità appunto limitata proprio per queste motivazioni. Di conseguenza noi dobbiamo cercare un modo anche per i futuri maturandi e i futuri studenti che decidono di affrontare una maturità nel migliore dei modi, con tutte le basi che meritano. Come sarà strutturata questa occupazione? Sarà sine die, cioè sarà senza a tempo indeterminato, mi hai spiegato, ma come vi organizzerete? Abbiamo un comitato di sicurezza che cercherà di far rispettare le regole, soprattutto quelle anti-Covid, proprio per non essere una delle motivazioni per interrompere questa occupazione. Cercheremo di protestare, ma in modo civile, anche perché soprattutto se noi non riceviamo il giusto ascolto. Quindi diciamo, da una parte chiedete diritti, dall'altra parte siete pronti a rispettare i doveri di questo, sì. Che non significa far cagnara o magari a fare atti di vandalismo. Anche rispettare le persone che decidono di fare lezioni, di non partecipare attivamente all'occupazione, ma anche tutelare i professori, ovviamente non bisogna andare contro di loro. Ecco, i prof come la prendono? Come l'hanno presa? Alcuni ci sostengono, anche i bidelli ci sostengono, altri ovviamente dice che magari si potevano trovare altre modalità, ma credo che nonostante gli scioperi non si abbia avuto l'ascolto che meritiamo, sia stato quasi l'unica possibilità l'occupazione. Tu, Arianna, sei tra quelle che il ritorno alla normalità nell'esame di maturità non lo vuoi almeno subito, cioè avresti voluto più tempo per una pianificazione? Siamo ovviamente arrivati alla modalità della maturità di quest'anno, però ovviamente noi ci sentiamo non in grado di poterla affrontare nei migliori dei modi, cioè un mancato esercizio nelle versioni, come noi del Dettori e di un liceo classico, avevamo la necessità di esercitarci il tempo che meritava per poter affrontare una maturità sereni. E allora, il Dettore occupato come non lo si vedeva da parecchi anni, la voce di Arianna Vargiu a spiegarci le ragioni della protesta. Arianna, grazie per la tua disponibilità.